Qualcos'altro, per esempio, quindi cosa mandereste alla banca del sangue? Un prelievo dal paziente, dalla sacca, o tutta la sacca, e poi vi chiedereste dell'altro sangue, facendo attenzione alla compatibilità. E poi soprattutto, io contatterei direttamente la banca del sangue dicendo c'è questa, quindi controllate bene. Visto che non era un intervento in urgenza di fase 5 dell'emoglobina, non era il caso di fare una sacca prima ancora per portare l'emoglobina un po' più alto, visto che si prevedeva che poteva esserci una perdita di sangue, e avremmo scoperto il problema prima ancora di arrivare al chirurgo Non ho sentito la tua prima parte. a iniziare l'intervento. La prima parte era, io avevo chiesto, siccome non era in urgenza, era un intervento di elezione, siccome l'emoglobina era bassa 6-5, io personalmente non so, avrei fatto una premedicazione, una sacca di sangue prima di quello dell'intervento per partire con un'emoglobina visto che non era in urgenza. Non so se è corretto. Yeah, and that's a reasonable choice. Anche quella non lasciava ragionevole, non si Vuoi parlare in italiano? Che faccio per mettere anche l'orecchio a lui. Fare molte trasfusioni e comunque nella sezione tecnica entra in mente di istruzione post-operatoria, quindi potrebbe mettere la bilancia. Molte trasfusioni sono un problema, la sacca è Ma lei non ha fatto tante trasfusioni, perché lei ha avuto la se ha fatto tante trasfusioni nelle 6-5, per la maggior ragione credo che ci merita una sacca di sangue prima di fare iniziare a trasportare in termini Già durante le infezioni avrebbe ulteriormente peggiorato il decorso post-operatorio rispetto Però in questa maniera si va incontro a due possibilità. Uno, che si possa fare quello che è successo, e l'altro è partire con il 6-5 se è un intervento impegnativo, quindi magari ci ritroviamo a dover fronteggiare un'emoglobina di 5, quindi l'intervento diventa un po' più complicato. Secondo me è più prudenziale fare una sacca prima e far partire il chirurgo con un'emoglobina un po' più alta. It is reasonable. When you have a patient anesthetized, you miss many of the other signs of transfusion reaction. Quando una paziente è sotto anestesia, molti segni, altri segni di reazione alla trasfusione, non ce ne accorgiamo appunto perché la paziente è addormentata. Infatti la mia domanda era proprio su questo punto. Visto che la signora che ha 25 anni e ha un'emoglobina di base molto bassa, già lo sappiamo in lezione, quindi del reparto. Ha una brevissima trasfusione fatta. Quindi uno studio immunitario specifico magari per le persone di compatibilità animate con trasfusioni. E